Ciao ragazzi, benvenuti nella mod vita reale di Michael De Santa da giovane. Questa sera ci sarà un evento incredibile sul Monte Gordon. Dalle ore 23 a mezzanotte, se tutto va bene, ci sarà l'apparizione del fantasma e io non me la voglio perdere. Come vedete c'è anche la ragazza di Michael perché è da un po' che non usciamo e quindi credo che questa cosa gli porrebbe piacere. Poi la macchina che vedete alle mie spalle è come sempre dello zio di Franklin, perché io al momento non mi posso permettere una macchina nuova, quindi per ora dobbiamo fare così e dobbiamo accontentarci di queste macchine anche se non fanno al caso nostro. Dai, sali in auto se no si fa tardi, vieni. Guardate che macchina, vetri neri, due scarichi, motore che si vede dal cofano. E questa macchina non è adatta a Michael e non è neanche adatta ad un ragazzo di 17 anni, però al momento siamo costretti a guidarla e spero in futuro di comprare una macchinetta nuova, bellina, moderna, ma non questa. Però vabbè, mi accontento, sentite il sound. Beh, sarà pure brutta esternamente, ma il sound c'è e fa paura. Comunque dai, mettiamoci in viaggio che mancano 8 km e 60. Questo che vuole? Mi voleva picchiare, avete visto? Mi voleva picchiare. Perché questa macchina comunque fa tanto rumore, quindi alla gente dà fastidio. Però, amici miei, che ci posso fare? La macchina è così, originale. Quindi, se non vi piace questo rumore, tappatevi le orecchie. Comunque dai, giriamo. Aspettate, datemi la precedenza, maledetti. Dai, prendiamo subito l'autostrada che odio questi semafori rossi. Ok, eccoci qui, quasi in autostrada. Dai, levatevi per favore. Comunque, cosa volevo dirvi? A breve Michael dovrà fare l'esame di maturità. Vi rendete conto, ragazzi? Non ha studiato niente, quindi in questi giorni cercheremo di prepararci, perché devo fare la tesina, devo fare tante cose perché non voglio farmi bocciare quest'anno, ok? Poi per quanto riguarda l'università, non so se mi iscrivo, ragazzi, non lo so. E di questa cosa chiedo a voi, quindi fatemi sapere voi nei commenti cosa deve fare Michael. Possiamo anche finire le superiori e si va a lavorare, oppure possiamo anche frequentare l'università per poi diventare qualcuno in futuro, tipo un dottore, un ingegnere, ok? Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Però per andare all'università Michael deve mettere la testa a posto, ragazzi, perché frequenta Trevor, frequenta Franklin, quindi bene o male le cazzatine le fa. Ok, quindi se noi andiamo all'università dobbiamo studiare, dobbiamo metterci sotto, non possiamo permetterci di fare cazzate. Comunque, invece per quanto riguarda Trevor, in comunità dice che sta bene e ci mancherebbe. Una comunità dove sta la piscina, il campo da calcio, il campo da tennis. Grazie Trevor, lo sappiamo che stai bene. E vabbè ragazzi, ci vuole ancora un po' di tempo e poi uscirà. Sicuramente lo faranno uscire prima se si comporta bene e se passa gli esami col dottore. Ok, siamo arrivati. Facciamo un po' di off-road e soprattutto sono curioso di vedere se c'è gente. Vabbè, ci saranno sicuramente poliziotti, militari, eccetera. Però sono curioso di vedere se c'è qualche pazzo come me che ama i fantasmi. Forse sì, forse c'è Gianmarco Zagato, ragazzi, sicuro. Ok? Forse c'è lui. Ok, siamo arrivati al punto dove forse ci sarà l'apparizione del fantasma, ok? Speriamo bene, incrociamo le dita, ragazzi, perché non ne siamo sicuri, nessuno è sicuro. Però alcuni scienziati hanno detto che questo è il giorno perfetto e dovrebbe uscire questo fantasma.
Ok, come vedete ci sono diversi autobus, quindi le persone credo che ci sono. Intanto noi cerchiamo un attimo un parcheggio serio perché non voglio che la macchina si rovina, ragazzi. Oddio, quanta gente che c'è, porca miseria. Allora, facciamo una cosa. Mettiamo tipo la macchina qua. Vedi? Bella sistemata, lontano da tutto. Vieni, vieni. Vediamo un po' se c'è qualcuno. C'è gente. C'è tanta gente, porca miseria, c'è tanta gente. E che ci fanno i militari lì? Comunque, vediamo un po'. Sì, c'è tanta gente. Quante persone, quanti curiosi come me che sono venuti qua a vedere l'apparizione del fantasma. Salve, polizia. Siamo arrivati in orario, a quanto vedo, un po' tutti. Quindi dalle 23 a mezzanotte, giusto? Ok, aspetteremo qui, quindi non vediamo l'ora, veramente non vediamo l'ora, perché io e la mia ragazza siamo veramente dei fan di queste cose paranormali, ok? Quindi subito siamo venuti qui. E ok, ragazzi, quindi il fantasma dovrebbe uscire lì su quel punto, vedete? Su quella specie di pizzo lì dove stanno quelle luci montate, dovrebbe uscire lì. E ci sono anche gli scienziati, un po' di giornalisti. E dai, non ci resta che aspettare che si fa l'ora, le 23. Ok, sono le 21:20 e guardate che panorama da qui, si vede anche il sole che sta scendendo, un panorama veramente bellissimo e soprattutto quel tramonto in lontananza bellissimo, ragazzi, veramente veramente figo. Vediamo un po' che si vede da qui. Sì, fantastico, fantastico. C'è anche il faro, il mare, tutto perfetto, ragazzi. E ve lo ripeto, il fantasma dovrebbe uscire lì, ok? Dove stanno quelle luci. Fantastico, dai, dai, facciamoci un giretto. Perdiamo queste altre 2 o 3 ore così. Perché non so che fare, ragazzi. Non possiamo fare niente qui. Non possiamo fare niente. Perché dobbiamo solo aspettare. Ecco, non è che possiamo tipo cazzeggiare. Non possiamo fare niente di che. Perché siamo qua su questa montagna. Quindi non c'è molto da fare. Di una cosa sono sicuro. È che se vediamo il fantasma, io vado lì. Me ne frego di questi poliziotti. Cercherò un modo di avvicinarmi, ok? Perché non mi va di vedere il fantasma da qui, lo voglio vedere da vicino. Oddio, le 23 e 11. Quindi, se tutto è andato bene, lì dovrebbe stare il fantasma. Andiamo subito a vedere, sono curioso, sono curioso. Dai, fantasma, speriamo che sei venuto. Speriamo, speriamo, non fare cose brutte. Vediamo un po', ragazzi. Dov'è? Oddio! È vero! Eccolo! Guarda, guarda, il fantasma! Oddio, prendi subito il telefono, vediamo un po' se si vede qualcosa con lo zoom. Sì, si vede! Eccolo lì! Non ci posso credere! È una donna con un vestito bianco e con la faccia veramente, veramente paurosa, ragazzi. Oh mio Dio! Il fantasma si è fatto vedere sul Monte Gordon. Andiamo un attimo più da vicino. Oh, vieni, 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 che forse possiamo vederlo più da vicino. Piano piano, piano piano. Facciamo finta di niente, facciamo finta di niente. Vieni, 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 vieni. Ok, qua. Ok, qua è perfetto. Oddio, no! Qua è perfetto, ragazzi. Zoomiamo di nuovo col telefono. No! Che spettacolo! Il fantasma, eccolo lì! Eccolo lì, sì. Fantastico. Facciamo un po' di foto. Queste qua le faccio vedere a Franklin.
Oh sì, lo posso fare. Che top. Grande selfie, ragazzi. Grande selfie. Yes. Un bel selfie. Vabbè, dai, facciamoci la foto pure noi due. Tac, ok. Fantastico, ragazzi. Veramente, veramente fantastico. Ok, manca poco. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Oddio! È scomparso così all'improvviso, a mezzanotte. Wow, mamma mia, che spettacolo, veramente fantastico. Ho ancora l'adrenalina perché è veramente qualcosa di pazzesco. I fantasmi li abbiamo solo visti nei film, eccetera, però dal vivo è veramente un qualcosa di pazzesco. Comunque dai ragazzi, noi adesso torniamo a casa e direi che questo video può finire qui e noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!